Bene, ci troviamo questa sera in un'abitazione privata e sono qua in compagnia con Paola. Ciao Paola, intanto ciao. Grazie per averci invitato qui con te e soprattutto per la fiducia che ci hai dato nell'effettuare l'indagine all'interno della tua abitazione. Ecco Paola, volevo farti intanto una qualche domanda. E se intanto ci puoi spiegare questi fenomeni paranormali che tu dici di assistere all'interno di questa abitazione. Mi è successo che io... Vabbè, casa mia, ogni finestra ho attaccato un rosario e in una finestra il rosario si è mosso in un modo che secondo me non era del tutto normale. E poi è successo un'altra volta che ho sentito dei rumori per la scala, sempre in quella stanza, e quindi ho avuto paura che ci fosse qualcosa che non riuscivo a spiegarmi. Quindi... Non avendo il materiale, vi ho chiesto a voi, ecco. Quindi innanzitutto ricordiamo la scala che tu hai qui all'interno dell'abitazione. Sì. Quindi hai sentito proprio questi rumori come se in quel momento qualcuno camminasse sopra questa scala. Esatto. Ok. E per quanto riguarda invece il rosario che hai visto oscillare sulla finestra, se tu mi hai spiegato bene prima, non c'erano comunque delle oscillazioni per quanto riguardava fonti d'aria che derivano dalla finestra. Esatto. Ok, quindi la cosa per te è stata tutto anomala. Sì, ecco, diciamo infatti così. È quello che mi ha spaventato, perché se fosse stata l'aria faceva un altro movimento, è stata proprio l'oscillazione diversa dal normale. Ecco. Quindi tu dal momento che hai aperto questa porta di questa stanza, sì, hai visto proprio questo rosario muoversi? Sì. Ok, e tra l'altro poi come mi hai spiegato anche prima, insomma, quando hai aperto questa porta... Mi hai fatto vedere anche la prova, non è che aprendo la porta, anche aprendo in modo veloce, non c'è nessuna fonte d'aria che può... Non si muove. Ok. Tra l'altro io subito credevo fossero venuti ladri. Dopo con i pompieri abbiamo visto che era una cosa praticamente impossibile. Quindi a parte rumori strani, quel fenomeno che ci hai raccontato adesso delle scale, del rosario, altre cose particolari a livello, non so, di voci... di altre anomalie, ecco, qualsiasi cosa. Adesso non lo so, cioè potrei dire di aver sentito, aver visto, che ne so, qualcosa di veloce, no? Però sai, dopo lì ti rispondi e dici magari sono stata io che ho visto male o... Cosa visiva comunque sempre. Mi è successo recentemente una cosa da vedere, proprio che fosse una cosa che cadeva, una cosa bianca poi cadeva giù. Però sai, lì apri la porta, sembra che cade, quindi dopo ti dici, ma forse non è vero. Forse magari è suggestivo. Sì, forse è la mia vista, non lo so. Ma hai detto anche, se non sbaglio, che hai avvertito, entrando in quella stanza, sempre pesantezza. Un senso anche di pesantezza, un'area diversa rispetto, ok? Oh, io la percepisco così, magari non... Sì, no. Magari... No, infatti, guarda, innanzitutto, adesso noi questa sera cercheremo di fare del nostro meglio per cercare di capire, insomma, se veramente qui dentro c'è qualcosa di paranormale oppure se alla fine può essere solo una tua gran suggestione. Esatto. Che ti è venuta. O magari con l'avvicinato. Esatto, ma comunque noi siamo qua per questo. Quindi. E niente, ascolta, noi nel frattempo ti ringraziamo per la disponibilità che ci hai dato, soprattutto perché ci hai contattato, ci hai dato fiducia. Quindi ti ringraziamo e direi di partire ad effettuare l'indagine. Grazie. Bene? Grazie Paola. Allora, qua in questo punto, come vedete, qua dalla finestra c'è il rosario dove la ragazza prima dell'intervista ci ha detto che ha visto questa oscillazione strana, anomala. E qui abbiamo messo l'anemometro. Che serve per, diciamo così, identificare nel caso ci fossero dei flussi d'aria, giusto Roberto? Esatto, è uno strumento che misura appunto la quantità di aria che passa attraverso questa ventola, viene indicato nel display, si vede anche la temperatura. Dato che qua c'è il rosario, se per caso si muove a causa di aria, riusciamo a rilevarlo e vederlo sul display. Ok, bene, andiamo? Qui abbiamo posizionato tutti gli strumenti, soprattutto il geofono, visto che la ragazza ci ha, diciamo così, segnalato questi rumori di passi sopra queste scale. Ricordiamo che il geofono è il sensore di vibrazioni, quindi nel caso ci fosse un'anomalia ce lo segnala. Poi qua abbiamo il REM pod, dei rilevatori di campi elettromagnetici, il Ghost Arc,
e questo strumento, quello che è stato costruito da Roberto, dove comunque fa da rampod e rileva anche l'elettricità statica. Niente, allora ci divideremo in questo modo. Io e Dennis andiamo nel piano sopra, dove c'è il letto tutto, ci posizioneremo là sopra con una telecamera fissa e in più altri strumenti situati sul letto, mentre Roberto e Matteo rimarranno qui giù insieme a questi altri strumenti. Ok? Andiamo. Ok, siamo qui. Ora accenderemo il rampot e il registratore. Ricordiamo nel frattempo che Roberto, che è giù, sta utilizzando un rilevatore di ultrasuoni per rilevare le frequenze fuori dallo spettro udibile. Ora partiremo a fare qualche domanda. C'è qualcuno qui con noi? Se c'è qualcuno, può per cortesia fare sentire la sua voce tramite i nostri registratori o avvicinarsi a qualche strumento o interagire soprattutto con qualche strumento? Cambi di temperatura? Temperatura in aumento. Porto default. Vediamo se aumenta ulteriormente. No, anche sul GoStar è aumentato. Piccola parentesi. Siamo qua noi, è abbastanza normale però. Che vada su, eh. Eravamo su, anche prima era qua, eravamo qui là. Vai in ma siamo momento. Concentrati qua. Ma possiamo guardarci un po' se vuoi. Ah, il GoStar che prima era 22,8, adesso siamo a 23,2. Siamo già quasi mezzo grado in su. Posso chiedere se c'è qualcuno di riuscire in un qualche modo a interagire con noi? Con queste luci verdi? Riesci ad avvicinarti a me? La persona che abita qui dice di aver sentito più volte questi passi lungo questa rampa di scale. Allora chiedo, se c'è qualcuno, riesci per cortesia a salire o a scendere queste scale in modo proprio da provocare una vibrazione? Se sentite dei passi, non sono comunque passi per quanto riguarda cose paranormali, sono semplicemente i vicini che abitano di fianco che stanno facendo dei forti rumori, ok? Ancora la temperatura che sale? È così importante quel rosario per te? Perché hai fatto oscillare quel rosario? Se sei stata tu. Anzi, ti chiedo una cosa. Riesci a farlo oscillare ancora? Riesci a muovere quel rosario? Come se dovessi toccarlo? Comando. Sì, sembra proprio andare a comando, cioè ogni volta che
E soprattutto su Roberto, su questa domanda del Rosario. Sempre sul Rosario, sì. Continuo, provo ancora a fare domande, eh? Siamo a 24 e 1, eh? 24 e 1. Un grado e mezzo salita. Un grado e mezzo in questo momento. Ok. Adesso io direi anche di fare una cosa. Proverò ancora a continuare a fare domande specifiche proprio su questo Rosario, perché abbiamo visto che delle interazioni ci stanno iniziando ad essere, ma interazioni comunque si sta parlando di temperatura. Okay. Ricordiamo anche un'altra cosa, perché tanta gente magari non lo può sapere. Il fatto che un'entità, come sanno in tanti, la temperatura, diciamo che dovrebbe scendere, ok, in presenza di un'entità, ma non è sempre così. C'è un qualcosa di particolare in quel rosario che hai fatto oscillare? Perché comunque hai fatto spaventare tanto questa ragazza che abita tuttora in questa abitazione. Se sei affezionata a quel rosario, puoi per cortesia accendermi queste luci verdi? Questa luce verde che ho in mano? Ti puoi avvicinare? Sto ascoltando con il microfono di Laudi. Si tratta di un microfono che in pratica è composto da un diodo al germanio, non è una capsula microfonica, quindi possiamo rilevare delle frequenze che non si possono udire al microfono normale. È un po' come ascoltare i campi elettromagnetici come concetto, anzi è così. Ora proverò a prendere questo rosario, lo terrò qui con me e cercherò di fare una connessione con lo spirit box. Quindi ok, proviamo. Lo vedi il rosario che ho in mano? Se vedi questo rosario, puoi per favore dirmi se sei legata a questo oggetto? Dimmi un qualcosa, come ti chiami? Stiamo dando fastidio? Dimmi solo se riesci a vedere questo rosario qui in mano.
K2 non so mai, cioè, zero. Poi insomma anche a livello di sensazioni strane zero proprio, non percepisco nulla. Poi insomma a livello di rumori per adesso abbiamo solo captato i rumori dei vicini, sì. Nessun altro tipo di rumori anomali, ecco. È anche molto rapido come misura della temperatura. Perché per quanto poco, noi l'ambiente lo stiamo scaldando, questo poco ma sicuro. Cioè, da poco siamo qua, cioè è un bel poco siamo qua. Bene, abbiamo finito l'indagine, si è conclusa, come vedi, abbiamo ricontattato la nostra Paola e ti vogliamo dire che comunque non abbiamo riscontrato nessuna anomalia paranormale. Abbiamo fatto tutte le prove, qualsiasi prova, rivelatori campi elettromagnetici, audio, le abbiamo provate tutte. C'è stata solamente un'anomalia per quanto riguarda la temperatura ambiente, però diciamo che abbiamo riscontrato che questa anomalia all'inizio erano un po' titubanti, perché ti spiego, dal momento che abbiamo fatto alcune domande su questo rosario, tu dicevi che oscillava, il rivelatore della temperatura ha iniziato a segnalare questa anomalia proprio che la temperatura in quel momento si alzava. Una temperatura che, anzi, io e Roberto abbiamo dopo, siamo arrivati alla conclusione che era una temperatura del nostro corpo addirittura, perché essendo in una stanza piccola e c'eravamo in tanti, comunque, insomma, si iniziava un po' anche a riscaldare l'ambiente, tra virgolette, quindi essendo che abbiamo delle attrezzature molto sensibili su queste cose qua, dopo sì, l'interazione della temperatura, che era abbinata alla mia domanda sul rosario, c'è stata, però io la terrei più che altro come una cosa di casualità. Soprattutto quanto riguarda il discorso di questi rumori di passi, ti posso assicurare anche questa cosa qua di stare tranquilla, perché noi tutta sera di rumore di passi non ne abbiamo assolutamente sentiti, ma a parte quello, io ti parlo di quelli, cioè passi paranormali, perché infatti ti sto dicendo di passi invece che riguardavano i vicini di casa, se ne sono sentiti di tutti e di più. Cioè, poi è nato un po', diciamo così, già da quel rosario, tante cose, ha avuto tanta suggestione, secondo me, dentro di te. Può essere. Quindi, diciamo che suggestione, anche perché ricordati che la mente è una cosa... Sì, mi sa giocare tantissimo. Esatto. Però, onde evitare togliersi via il dubbio... Beh, certo, ci hai contattati, noi siamo questi proposte per... Così almeno non sono più. Esatto. E quindi che dire, ci fa piacere sul fatto che siamo riusciti a toglierti insomma questo pensiero. Spero che anche da stasera mi farai dormire più tranquilla qua dentro, insomma, sì. Dopo quello che ti abbiamo detto, sì. E niente, ripeto, stai tranquilla, cerca di vivere nel modo più sereno proprio, perché comunque non c'è nulla di paranormale, no, assolutamente. Anzi, ripeto, ti ringraziamo per averci contattato, tutti quanti noi, e siamo veramente felici di averti aiutata e soprattutto di aver scoperto che non c'è nulla di quello che tu pensavi. Meno male. Ok? Sono felice anch'io. Benissimo. Bene, ascolta Paolo, noi ti ringraziamo, adesso andiamo perché è tardissimo, che lo sono Matteo? Le 4 meno 5, siamo qua da praticamente le 10 e mezza, quindi abbiamo fatto un'indagine lunghissima. Bene Paolo, ti ringraziamo e grazie per averci contattato.